Ciao ragazzi, sono io, Ariel, Luca Disney Love, con un nuovo tutorial per voi. Sono qui per farvi vedere come trasformare la vostra Elsa Fever in una Elsa in edizione limitata Snow Queen, proprio la prima che è uscita e che adesso va per moltissimi soldi. Vi mostrerò un'alternativa economica e come farla, anche su idea della mia amica Giulia, la striga Taluna. Quindi adesso cominciamo e vediamo tutto l'occorrente, ma prima sigla. Ok, rieccoci, queste sono tutte le bombe edizioni limitate di Elsa uscite fino ad ora, adesso ne uscirà un'altra il 12 dicembre. E adesso useremo l'ultima per fare la prima, la Snow Queen Elsa, uscita in edizione limitata in 3.500 pezzi, per la prima bambola riuscita nel sito italiano del Disney Store, insieme a me ovviamente. Questa è la bambola da cui partiremo, la bambola di Elsa Fever, uscita nel 2015 il 3 novembre, insomma. Una data che tutti ricorderemo. E partiremo da questa bambola e la trasformeremo in una Elsa Snow Queen. E questa metteremo il vestito della Singing di Elsa che vendevo in Disney Store un po' di tempo fa. Qui la potete vedere insieme alla Singing di Rapunzel. La potete trovare su eBay oppure sui gruppi Facebook. Quindi metteremo questo vestito, ma lo decoreremo e lo faremo sembrare questo. Davvero il risultato è molto bello, vi posso dire, potete anche ristampare lo sfondo del capo. Allora, non vi farò vedere come l'ho fatta precisamente, perché purtroppo l'ho fatta un po' di tempo fa, ma più o meno vi dirò cosa dovete fare per farla simile a questa o anche meglio. Adesso possiamo vedere qui che l'ho messa nella scatola con l'abito della Singing. Un decorato da moltissimi strass. Quello che dovete fare, infatti, per far sembrare il visto più simile a quello della Elsa Snow Queen è metterci moltissimi strass sopra. Tantissimi, tutti quelli che trovate, perché se no dovreste ricamare tutto il vestito. E non è una cosa che è molto facile da fare, non abbiate una macchina per ricamare. Dovreste fare da capo, però se non sapete cucire come me, potete semplicemente prendere degli strass e metterceli sopra. Ci vorrà tantissimo tempo, perché ho messo giorni per farlo, però una mezz'oretta al giorno, un mese, e finito. Avrò messo circa più di 2000 cristalli su tutta questa Elsa. Ora ho rifatto la treccia, qui potete vedere un primo piano del vestito, potete vedere che ogni fiocco di neve ha una gemma e uno strass perlomeno. Qui potrete vedere la pose in cui l'ho messa e tutti i dettagli. Il viso è molto bello. Guardate, il viso è molto simile a quello della Snow Queen, con un trucco un pochino più leggero, ma basta prendere una matita e l'abito per farlo più scuro. Però vi consiglio di usare prima delle bambole più delle classic. Non andare direttamente su questa per fare un po' di pratica. Perché anche io ho fatto così e le prime non erano molto belle. Qui potete vedere i decori che ho fatto alla manica, che sono molto simili al film, e potete vedere tutti gli strass che ho messo sulla parte superiore del corpetto di Elsa. Un altro primo piano della faccia, che ne vale la pena vederla, è stupenda. La treccia è stata rifatta, ma non ho lavato i capelli, ho semplicemente sciolto la treccia, messo un po' di appretto che si serve per modellare i capelli delle bambole e ho rifatto la treccia. Poi ho messo dei fiocchi di neve sopra e degli strass. Ecco, ve lo faccio vedere senza riflesso. Ecco qui, potete vedere tutti gli strass. Sì, il mio pezzo è dire, potete vedere, sì. Le scarpe molto belle. Adesso il viso, di nuovo il viso, per la prima volta, qui potete vedere, qui ci sono tutti gli strass che ho messo e la gonna che ho fatto con tantissimi strass, strisce di strass che ho messo, e il corpetto che ci sono diventati, che ho avuto tantissimo tempo per farlo perché gli strass sono incollati uno a uno, cioè ho messo i giorni solo per farlo, va bene. E quindi ho usato questi strass per la parte
sopra sono stati mandati a inquadrare e si tolgono molto facilmente, infatti la metà sono già persi, però dobbiamo rimetterli. Qui ci sono tutti gli strass che ho messo, guardate, tantissimi. Infatti non c'è un angolo senza strass, a parte l'altra parte, l'ho messo pure da una parte perché l'altra parte fanno un tiro che mi sono detto facciamo una versione più veloce e semplice, almeno per l'altra parte, e non farli vedere troppo. Qui ci sono dei fiocchi di neve che ho messo in testa a Elsa, le scarpe, un paio di scarpe che sono davvero belle, molto simili a quelle del film. Se non volete comprare l'anime di Elsa, potete anche usare la Lightning e magari rifare il trucco e mettere delle ciglia, che non è un'impresa. Qui potete vedere le maniche, basta, potete vedere. Sono le maniche che ovviamente sono fatte sempre con gli strass eccetera eccetera. Di nuovo un close up della treccia che mi raccomando anche se non lavate non verrà orribile. Ed ecco il prodotto finito, spero vi piaccia e spero la possiate fare anche voi. Se la fate è davvero semplice, ci vuole solo un po' di pazienza. E grazie mille per aver guardato questo video, spero che vi iscriviate, magari mettete qualche like.